Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road! Visto che oggi parliamo di colazione, quindi di mangiare, cominciamo innanzitutto con un bel canale YouTube che parla di cucina. Lei è Giulia, e non ci insegna soltanto a cucinare. Infatti le sue ricette hanno a che fare con i fumetti, con i libri, con i romanzi, con i film, con gli anime, con tutto quello che è il mondo nerd. Infatti il suo canale è Nerd Kitchen, lo trovate linkato sul doobly-doo e lo trovate sulla scheda. Andate e iscrivetevi, perché è un canale che merita veramente tantissimo, e giusto perché vi facciate un'idea di quello che trovate sul canale, vi segnalo tre ricette che ho trovato veramente molto simpatiche. La prima è la One Piece Cake, la torta di One Piece, praticamente la ricostruzione del frutto Gom Gom che aveva mangiato Rubber quando, appunto, era diventato di gomma. Innanzitutto una parentesi importantissima: al contrario del frutto del diavolo, che si dice abbia un sapore orribile, questa torta certamente è buonissima! Detto questo, il primo video che vi segnalo, appunto, è la One Piece Cake, lo trovate linkato sul doobly-doo e naturalmente sulla scheda. A questo punto ci spostiamo dal magico mondo dei cartoni animati, degli anime, prima che qualcuno mi massacri, e andiamo nel mondo magico vero e proprio, quindi andiamo nel mondo di Harry Potter. Una delle bevande certamente molto nominata all'interno dei libri e un tantino nominata nei film è la burro birra. Giulia ci presenta la ricetta ufficiale, che è quella che viene servita nei parchi a tema, e ci spiega come realizzare questa particolare bevanda in casa. E faccio anche una considerazione: considerata una bevanda in qualche modo dissetante, però considero che nei libri si parla anche di burro birra calda, e devo dire che probabilmente prima o poi proverò a farla, e secondo me è da provare proprio a berla anche calda. Comunque, la seconda ricetta, direttamente dai romanzi di Harry Potter, la burro birra, trovate linkata sul doobly-doo e sulla scheda. E infine la ricetta di una cosa particolarissima, una specie di panino dolce veramente buonissimo, che io ho avuto il piacere e l'onore di assaggiare qualche anno fa, perché me lo portò un amico direttamente da Tokyo. Sto parlando della merenda preferita da Doraemon, il panino dolce di Doraemon, ossia il dorayaki. Ovviamente il dorayaki originale fondamentalmente viene preparato con una sorta di crema di fagioli rossi, sono dei fagioli dolci, che indubbiamente sono buonissimi, però è possibile prepararlo anche con della marmellata o con della Nutella, nelle variazioni che ci propone Giulia. Quindi andate a vedere la terza ricetta, il dorayaki, il mitico panino dolce di Doraemon, che credetemi è buonissimo, provateci, perché una cosa che merita tantissimo, ricetta che trovate linkata sempre sul doobly-doo e sempre sulla scheda. Bene, lei è Giulia, il canale è Nerd Kitchen, andate e iscrivetevi, mi raccomando, e a questo punto parliamo dell'argomento del giorno, ed è colazione, mentre sto passando davanti ad un bar. Allora, sono le 8 del mattino, io sono già stato al bar a fare colazione questa mattina, e sì, vado a fare colazione la mattina al bar, per vari motivi. Uno dei più semplici è che in casa sono l'unica persona che prende caffè, quindi dovrei avere la caffettiera o la macchinetta espresso, ma dato che finisce che la utilizzerei solo io, preferisco andare a prendere il caffè al bar. Ma non prendo solo il caffè, quindi io la mattina prendo un cornetto con ripieno di miele, perché devo giustamente fare la mia parte da orso, e poi un caffè strettissimo in tazza di vetro. Ho parlato già di come prendo il caffè strettissimo, perché mi piace il gusto del caffè che sia un vero e proprio shot di caffè, nel vlog in cui parlavo, appunto, del caffè. Ma adesso, appunto, voglio parlare della colazione, perché questa che faccio, un cornetto e un caffè, è la classica, quanto mai classica, colazione all'italiana, una brioche e un caffè, una brioche e un cappuccino. Quando sono stato in Olanda per Capodanno, in albergo si serviva la cosiddetta colazione continentale. Tra parentesi, non servivano caffè, ma questa è un'altra storia.
e la colazione continentale è quella che comprende latte, formaggio, uova, bacon, acciughe e via discorrendo. Ora, da una parte moltissimi dicono che la colazione è il pasto più importante della giornata, dall'altra osservo che, per esempio, quel periodo di dicembre in cui con mia madre andavamo in vacanza in montagna vari anni fa e si andava a sciare, ovviamente non è che ti buttavi 4 ore sulle piste da sci dopo aver preso un caffè o un cornetto, facevi una colazione molto più sostanziosa e piuttosto ti tenevi leggero a pranzo per continuare a sciare fino alle 4 del pomeriggio, fino a quando c'era luce e c'erano le piste aperte. Allora ecco che si faceva un po' un'inversione del pranzo e della colazione, quindi a colazione magari veramente uova, bacon, patate, eccetera, pane e salame, e poi magari a pranzo un caffè o un cornetto. Ma secondo voi, appunto, il problema è più utile fare una colazione più sostanziosa e poi tenersi molto più leggeri a pranzo, oppure funziona un po' meglio il modello italiano di avere una colazione leggera che permetta comunque di carburare, grazie al caffè, di cominciare la giornata in maniera efficace, magari fare una pausa caffè a mezza mattinata e poi fare un pranzo un pochino più sostanzioso? Io penso che in questo forse abbiano ragione i paesi continentali che fanno una colazione più sostanziosa e un pranzo decisamente più leggero che permetta di continuare durante la giornata, perché soprattutto quando si fa un pranzo molto pesante, quando arriva il classico pranzo della domenica, piuttosto che la cena della domenica, il pranzo della domenica diventa quella cosa talmente pesante da farti venire l'abbiocco, quindi non lo so, fatemelo sapere con un commento qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag di DVOTR, fatemi sapere anche che tipo di colazione fate, se fate una colazione pesante, se fate una colazione leggera, se per colazione prendete cornetto e cappuccino, oppure prendete qualcosa di più complicato. Bene ragazzi, direi che questo è tutto, quindi come sempre vi ringrazio per essere arrivati sino in fondo a questo vlog. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete già fatto, è gratuito, vi farà subito assumere quel buon profumo di nuovo iscritto e vi permetterà di non perdere nessuno dei video che pubblico su questo canale. Vi ricordo, già che ci siete, di iscrivervi al mio canale Telegram, in questo modo riceverete sempre una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Trovate il link al mio canale Telegram sul doobly-doo, sull'annotazione e sulla scheda. Vi ricordo, se questo vlog vi è piaciuto, di fare pollice in alto e di condividerlo con i vostri amici, potete condividerlo anche su WhatsApp o Telegram, per l'appunto. E detto questo, come sempre, grazie per essere arrivati sino in fondo a questo vlog. Ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!